rappresentante, noi abbiamo i contatti, altri contatti li abbiamo presi all'ingresso, avete potuto segnare, potete ancora farlo uscendo. Questo perché credo che sia anche per rispondere a quello che diceva l'assessore prima o Carlo Infante anche prima, cioè per cercare di renderla viva questa comunità in vista di un secondo incontro che potrebbe non essere qui facilmente, non è necessario che sia qui. Noi abbiamo avuto questa interlocuzione di cui ancora a nome di tutti sicuramente ringrazio Antonio Galbi e tutto il Teatro di Roma, però deve essere una forma di azione, di controazione comune che si sta dividendo per tavoli tematici. Alcuni sono già in piedi da tanto, cioè un fuoco già vivo, come dicevo all'inizio. Cercheremo magari di animare, sicuramente la proposta di Graziano, insomma, sicuramente di animare quegli spazi di informazione che già sono attivi su Roma e fuori Roma, è una proposta che probabilmente verrà abbagliata e molto facilmente accolta. Dopodiché sappiamo che per esempio i social media sono un buon modo per tenersi in contatto, cercheremo quantomeno di aprire una pagina strutturata oltre all'evento che avete tutti in maniera molto generosa condiviso. Sì, a questo punto dunque, volevo rispondere soltanto un attimo ad Antonio Galbi. Allora, Roma è medaglia d'oro della resistenza. Questa è una cosa che viene spesso dimenticata, perché il discorso di Paolo Grassi ha profondamente a vedere con Milano, città della resistenza, solo che era un'altra resistenza, una resistenza diversa da quella del CLN di Milano, una resistenza diversa dai partiti che si erano organizzati nell'antifascismo fuori Italia. È una resistenza fondamentalmente spontanea, fatta da soldati, da artigiani, da operai, vuol dire che per lo più militavano nel Partito Comunista, quella di Porta San Paolo, per così dire. Allora, questa caratteristica di dispersività che solo in determinati momenti, vuol dire, arriva a un nuovo tipo, diciamo, di unione, a Roma, voglio dire, cioè, è parte effettivamente della natura, anche della natura degradata, come giustamente hai detto tu, e come probabilmente pensava, appunto, pensava Grassi, di questa città. Questo però, ecco, questo, per questo oggi all'inizio di tutto questo discorso ho cercato di distinguere accuratamente tutto ciò che riguarda, vuol dire, la spettacolarità in quanto prodotto e tutto ciò che invece riguarda i processi artistici. Allora, sono convinto e mi assumo qui la responsabilità che questa città negli ultimi 10 anni ha prodotto molti più processi artistici interessanti che poi sono anche in parte, diciamo, sfociati in eventi spettacolari, altri non lo sono chiaramente affatto, di quanto non abbia fatto qualunque altra città italiana, ivi compresa Milano. Questo è una cosa, perché altrimenti sembra che, voglio dire, l'impressione è che qui dobbiamo, diciamo, distruggere una qualche continuità, perché sarebbe soltanto una cattiva continuità, ma qui non si tratta affatto, qui si tratta invece di rivendicare proprio la continuità, cioè metterla a frutto, bravo, ok, si tratta qualcuno che la sappia leggere, certo, ecco, si tratta appunto di metterla a frutto e di riuscire a leggere. La responsabilità di qualcuno che abbia l'etica del ruolo che rappresenta e sappia portarla oltre, sappia fare un ponte con le istituzioni. Sono d'accordissimo, d'accordo, però la cosa che più mi preme, diciamo, di tutto questo discorso è di dire: non abbiate l'illusione che siamo all'anno zero. Potremmo essere invece all'anno zero di una riorganizzazione di tutta la teatralità, diciamo, romana. Questo è un altro discorso ed è questo forse il dato migliore che è uscito da questa assemblea. Allora, dividerei, diciamo, i due. Questa assemblea fin da stamattina si è dovuta porre il problema di alternare il dialogo al conflitto. Il dialogo e il conflitto di solito, voglio dire, non si alternano, c'è chi dialoga e c'è chi invece entra in conflitto. Ora però qual è il problema? Il problema è che quando tutto è lasciato soltanto al dialogo siamo nella compiacenza e in, diciamo, nel consenso, come si direbbe oggi, e il consenso è la nuova maschera, diciamo, dei rapporti di forza.
laddove lasciamo tutto al conflitto, cioè ci riconsegniamo a una marginalità che questa città ha già sperimentato in questi anni come forma proprio estrema di sopravvivenza. Quindi è evidente, abbiamo tentato una scommessa che probabilmente era impossibile. Da questo però almeno due cose sono uscite. La prima è quella della disponibilità, su cui vi prego, voglio dire, proprio per essere insieme dialogico e conflittuale, di inchiodare l'assessore Bergamo, di inchiodare l'assessore Bergamo a quello che ha detto in questa sede. Voglio dire, quindi qui oggi siamo tutti testimoni di questa disponibilità, siamo tutti testimoni del fatto, voglio dire, che Bergamo si è impegnato ad aprire dei tavoli, voglio dire, su dei temi che avremmo, che questa assemblea, che è soltanto l'inizio, come dice giustamente Sergio Locatto, avrebbe indicato. E questa è da una parte. L'altro dato è che questa assemblea, voglio dire, deve trovare dei momenti di prosecuzione, voglio dire, cioè, perché, come ha detto giustamente, molto giustamente Sergio, qui abbiamo semplicemente prodotto un inizio. Quindi non si tratta di dire adesso non perdiamoci di vista, perché forse non saremo noi quattro a, diciamo, fare, a promuovere le prossime assemblee. Dire. Si tratta di prenderci oggi, alla fine di questa, diciamo, di questo incontro, un impegno, voglio dire, perché le cose non rimangano qui. Per intervenire per l'Angelo Mai. Eccomi. A proposito di questo, ma sto microfono c'è. Quindi Bergamo è un referente, può essere un interlocutore privilegiato, il Teatro di Roma attraverso la professione di Calvi, tutti qui presenti, però faccio una domanda proprio pratica operativa. Chi si occupa di contattare per esempio Bergamo? Cioè chi è che parla con lui? Cioè, direi che rispetto alle proposte che sono state fatte, a questo punto chi ha fatto delle proposte se ne deve anche prendere la responsabilità. Cioè, penserei che appunto diversi responsabili di queste proposte, da Roberta più ad altri che ci sono, voglio dire, siano quelli che poi formano una sorta, diciamo, di comitato che viene delegato, per così dire, se da questa assemblea, per appunto riprendere quel contatto, se siamo d'accordo. Gli dai sto microfono, quindi dai sto microfono. Questo sì. Parte, c'è una chiamata e sicuramente porterà, però c'è un momento